Grazie. Allora, Assessore, io sui trasporti interrogherò molto spesso da qui in avanti. Intanto perché il trasporto pubblico locale in Campania non funziona. Quello a cui abbiamo dovuto assistere durante le vacanze di Pasqua è uno scempio vero e proprio. I turisti rimasti a piedi che volevano visitare le bellezze della nostra regione. C'è anche l'assessore al turismo. Io credo che debba essere il primo attore indignato di tutta questa vicenda, perché la nostra è una regione che non consente neanche di fruire delle bellezze storico-artistico-culturali, perché un turista, se vuole prendere un autobus, non è in grado di poterlo prendere. E porto l'esperienza anche della città di Caserta, come il territorio dell'Irpinia. Faccio riferimento al collega Ciampi perché è intervenuto anche lui sul Mattino qualche tempo fa sull'argomento, dove addirittura mancano le paline che sarebbero abusive, sono le stesse paline del concessionario che è stato sostituito da AIR, grande player dei trasporti, sembra essere, abbiamo visto la conferenza stampa dell'altro giorno, eppure se un casertano, un irpino vuole prendere un autobus non sa a che ora e dove prenderlo. E allora non le farò domande difficili perché l'argomento è veramente complesso e tocca tantissime sfere. Peraltro la crescita di AIR, tra assunzioni, nuovi impieghi, grandi investimenti, qua paga Pantalone, ma il servizio di trasporti in Regione Campania non funziona. Allora volevo chiedere, domanda semplicissima, quando AIR metterà le paline e doterà le diverse città che dovrebbe servire come servizio pubblico di trasporto di paline autorizzate, con gli orari, con le indicazioni per il pubblico, così che i cittadini campani possano utilizzare il trasporto pubblico locale, come accade in tutte le regioni normali d'Italia. Grazie. Grazie, concedo la parola all'assessore Marchiello che risponde in luogo del presidente della giunta regionale per una risposta di 3 minuti. Grazie Presidente. Allora, in merito alle criticità sollevate, vediamo di chi sono le corrette e giuste responsabilità e chi deve fare che cosa. La Direzione Generale Mobilità ha inquadrato il riscontro dell'azienda regionale Trasporti AIR Campania. L'interrogante, sul presupposto dell'affidamento ad AIR Campania dei servizi già svolti dalla società CLP, per effetto dei provvedimenti emergenziali conseguenziali alla delibera di giunta 128 del 21 marzo ultimo del 2021, lamenta l'assenza di paline sulle tratte servite e chiede di conoscere se e quando le pensiline e le paline informative saranno aggiornate da AIR Campania con orari certi e fermate ben definite nelle tratte di sua competenza. Al riguardo sono state assunte informazioni dalla società interessata e dalle stesse si rileva che, sebbene allo stato la società sia impegnata in prima battuta nelle imprescindibili ed immediate attività organizzative del servizio affidato in via emergenziale, cioè predisposizione dei servizi, reperimento delle sedie e degli automezzi, ulteriori attività accessorie necessarie per rendere un servizio ottimale per l'utenza, il tema resta comunque centrale ed è all'attenzione della stessa AIR Campania, che ha così relazionato. La delibera di giunta del 31 marzo 2021 ha formulato indirizzi alla Direzione Generale per la Mobilità di adottare provvedimenti emergenziali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE 1370 del 2007, atti a scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, oggetto dei contratti di servizio con CLP e autolinee Bonoturist, valutando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'affidamento dei servizi medesimi in conformità alla disciplina vigente alle società partecipate regionali EAB SRL ed AIR Mobilità SRL. Oggi AIR Campania SRL per un periodo massimo di 24 mesi. Con decreti dirigenziali 85 del 2021 e 96 e 115 sempre del 2021, sono stati decretati gli affidamenti in via emergenziale alla società,
con il supporto tecnico-organizzativo di EAV, a far data rispettivamente dal 1 settembre 2021, dal 20 settembre 2021 e dal 1 gennaio 2022 dei servizi minimi di trasporto pubblico locale del bacino di Caserta, Salerno e Comune di Morcone, precedentemente affidati alla CLP SPA e alla Sky Giabono Tourist e Iorio Angelo, con recente decreto dirigenziale numero 40 dell'11 aprile ultimo scorso, è stato decretato l'affidamento emergenziale congiunto dei servizi minimi di trasporto pubblico esercitati dal gestore uscente CLP in stato di insolvenza. Alla luce di questi decreti si comprende come, in tempi brevi decorsi dai prescritti affidamenti, l'azienda regionale trasporto Air Campania è impegnata ad organizzare l'esercizio, reperire sedi ed automezzi al fine di rendere un servizio ottimale per l'utenza. Non è stata comunque tenuta in secondo piano la problematica delle paline di fermata e delle pensiline. Difatti, Air Campania ha avviato uno studio di fattibilità per l'installazione di circa 5.000 paline presso luoghi individuati e vari punti di fermata. Si è valutato anche come perseguire detta finalità con la duplice opzione della gara ad evidenza pubblica o dell'avvio di un'operazione di project financing. Tale valutazione è avvenuta prima dell'affidamento emergenziale di CLP e comunque nelle more della prospettata fusione con EAV, per cui ogni eventuale stima va necessariamente perfezionata alla definizione puntuale dei processi di integrazione societaria e delle aree che saranno servite dal servizio pubblico gestito. In riferimento alla mobilità sostenibile, si rammenta che è in corso una gara bandita da Acamir per la realizzazione di una centrale operativa più allestimento autobus atta a consentire la ricezione di informazioni in tempo reale sulla localizzazione degli autobus. L'espletamento di tale licitazione di gara consentirà ad Air Campania di implementare una propria centrale operativa che possa fornire tutte le informazioni necessarie agli utenti. L'Agenzia regionale Air Campania richiama l'obbligo inoltre di rappresentare che durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 ha dovuto più volte rivedere il proprio programma di esercizio in funzione delle direttive governative che si sono succedute, variazioni di capienza autobus e limitazioni varie, per cui si è privilegiata la possibilità di fornire informazioni attraverso avvisi pubblici utilizzando preferenzialmente il sito web aziendale facilmente accessibile anche dallo smartphone. Per quanto concerne le pensiline, come è noto, trattandosi di arredo urbano, la loro installazione non è di competenza del gestore del servizio pubblico, ma è demandata alle facoltà, disponibilità e valutazioni di fattibilità dell'amministrazione proprietaria della strada su cui sono ubicate le fermate del servizio pubblico. Per rispondere quindi alle domande poste dal consigliere, si può affermare: Air Campania è certamente sensibile alle problematiche paline informative della quale già si è fatto carico, per quanto di sua competenza, nelle more di definizione di alcune dinamiche societarie, affidamento di CLP, fusione con EAV e dell'esito della richiamata gara bandita dalla stessa Acamir. Per quanto riguarda la problematica pensiline, invece, quantunque la competenza ricada sulle amministrazioni proprietarie delle varie strade, Air Campania comunque è impegnata in un'opera di sensibilizzazione delle varie amministrazioni comunali e provinciali al fine di assicurare idoneo e maggiore comfort ai fruitori delle linee gestite. In merito ai servizi erogati, Air Campania storicamente ha sempre effettuato la totalità dei servizi autorizzati e solo le intervenute difficoltà di parco rotabile non hanno consentito, in merito ai nuovi affidamenti, la erogazione totale dei servizi autorizzati, che comunque sono stati rendicontati esclusivamente per quelli effettivamente resi, perché c'è un servizio di controllo che non consente di pagare oltre quello che si effettua. Grazie Assessore, concedo la parola al Consigliere Zinzi per una replica di 2 minuti. Sì Assessore, dunque sintetizzo. Allora, Air Campania arriva a Caserta a settembre del 2021 e in 7 mesi non si preoccupa neanche delle paline o di informare la cittadinanza degli orari in cui si effettua il servizio. Quindi dopo 7 mesi, considerato che l'affidamento è di 24,
di fatto non c'è alcun tipo di riscontro della loro presenza. In più mi viene da dire, lei faceva riferimento al sito web, ma gli anziani, che sono la categoria che prende più agevolmente un autobus, le pare che possono andare a reperire l'orario e l'informazione dell'orario in cui passa l'autobus attraverso il sito web? Stessa cosa vale per i turisti. Un turista straniero dovrebbe intuire che l'amministrazione di Air Campania, a cui viene affidato il servizio, abbia messo tutto sul sito web. Poi sarei curioso di vedere se questo sito web è in lingua inglese. Detto questo, mi dispiace che una persona come lei, che gode della mia stima, si trovi a dover rispondere senza avere le informazioni necessarie per dare le spiegazioni. Cioè, l'hanno mandata a rispondere, ma allo sbando. Qui alla fine la conclusione qual è? Che le paline, vengo alla domanda, non ci sono e spetta al comune, che è proprietario delle strade, posizionarle. E allora aspettiamo che questo avvenga e poi tornerò a interrogare la prossima volta sempre sui trasporti, sperando di ottenere delle risposte più soddisfacenti. Grazie.